Cilento TV. Allora, finalmente, dopo tanto tempo, ho il piacere io di rivolgere qualche domanda all'assessore Ciro Troccoli. Insomma, è un vero piacere, perché io ho conosciuto fin da piccolino, dal punto di vista amministrativo, fin dai primi vagiti, no? Ed è iniziato tra noi pure un gioco dialettico, nel senso un rimando sempre di impegni, di responsabilità e di obiettivi. No? Devo dire, stasera siamo qui, siamo felici di essere qui, come lo siamo stati pure in altre occasioni, perché significa che abbiamo posto un altro tassello. Allora, noi siamo felici, no? E anche poiché siamo incontentabili, noi speriamo che ogni obiettivo raggiunto sia la premessa di un altro da raggiungere. Spero che anche per te ormai valga questo, no? Che questa condivisione sia foriero di, come dire, di soddisfazioni, ma anche di ulteriori impegni. Insomma, cosa ci offri, cosa tirerai fuori dal cappello prossimamente a corroborare questo miglioramento generale dello stato dell'ambiente di questo territorio? Allora, innanzitutto so che in questo momento anche per l'amico Pietro D'Andrea è un'occasione unica, perché anche lui partecipa a questo gioco. Parteciperà a questo gioco, anche perché Pietro ci segue sempre, anzi approfitto dell'occasione per ringraziarlo, perché peraltro voglio ricordare che a Roma il 10 giugno lui e l'emittente Cilento TV sono state l'unica TV campana a seguire uno speciale molto bello che abbiamo visto nelle scorse settimane, la consegna delle 5 vele ai comuni di Pollica e di Camerota per la Campania. Quindi, insomma, lui ci segue sempre, è un amico, ma rende un ottimo servizio anche alla comunità, ed è importante comunicare le cose che si fanno, le belle cose. Hai fatto una bellissima domanda, una risposta molto difficile: cosa tireremo fuori dal cappello? Io stasera, diciamo, forse per motivi anche così di emozione del momento, stasera, come ho anche detto nell'intervento, volevo un po' suggellare questi 4 anni di collaborazione, questo percorso così entusiasmante che abbiamo fatto insieme. Io voglio ricordare e ribadire che grazie alla tua collaborazione, Michele, grazie al tuo supporto, a quello della Lega Ambiente, che tu rappresenti in maniera così dinamica da tanti anni, e grazie soprattutto anche agli amici di Coletta Verde, alla Lega Ambiente Nazionale, abbiamo fatto tante cose, tanto lavoro. Non è stato facile riconquistare le 5 vele, è stato un percorso difficile, duro, ma che abbiamo fatto anche insieme alla comunità di Camerota. Questa è la cosa che mi dà più soddisfazione. Se non ci fosse stata la collaborazione dei cittadini, delle associazioni, degli imprenditori, dei commercianti, se non ci fosse stato questo affezionarsi all'idea che Camerota dovesse tornare ad essere sicuramente una delle località di punta della regione Campania, ma anche a livello nazionale, ecco, da soli non ce l'avremmo potuta fare. Ecco perché ho detto in maniera così metaforica che il ritorno della Goletta Verde 3 anni fa è stata una scoperta per molti cittadini. Oggi invece non è un approdo, è un abbraccio che simbolicamente la comunità di Camerota fa all'equipaggio di Goletta Verde, che simbolicamente rappresenta un po' tutta l'idea, l'essenza stessa di Lega Ambiente e di ciò che fate per questo paese, che avete fatto di importante per questa regione e che state facendo anche per il nostro comune. Quest'anno abbiamo riconquistato le 5 vele, 13esimi a livello nazionale, secondi in Campania. Beh, il mio sogno sarebbe quello, tra qualche anno, di poter portare insieme ai miei cittadini, alla nostra amministrazione, il comune di Camerota fra le prime 5 in Italia. Sarebbe un risultato incredibile. Per fare questo dobbiamo continuare a lavorare sul tema della raccolta differenziata, dobbiamo continuare a lavorare sui temi dell'energia, sui temi dell'area marina protetta, dell'archeologia, della gastronomia, cioè continuare a fare esattamente le stesse cose che abbiamo fatto, con un po' di innovazione, con un po' di un pizzico di determinazione in più, perché a volte forse non crediamo fino in fondo alle nostre potenzialità. Ma io dico ai nostri concittadini: non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo assolutamente continuare a impegnarci, perché abbiamo tutte le carte in regola per poter tornare e ancora di più essere protagonisti del turismo italiano ed internazionale. Spesso tu lo ricordavi, ma chi l'avrebbe detto fino a qualche anno fa che Camerota poteva essere la patria per 2 anni consecutivi delle spiagge più belle d'Italia, potesse essere un comune campione della raccolta differenziata, potesse essere un comune
comune, dove si torna a parlare di dove si poteva realizzare in pochi mesi la conversione dell'impianto di pubblica illuminazione a LED, quindi con risparmio energetico, tutela ambientale, dove potessimo mettere in campo iniziative diciamo anche con la mobilità. Quest'anno abbiamo rimesso in campo ad esempio dopo 7 anni nuovamente il trasporto pubblico locale per rendere più vivibili i centri storici, per favorire il turismo, per favorire il commercio, cioè stiamo realizzando una piccola rivoluzione, ma questo lo stiamo facendo insieme ai cittadini e questo per me come assessore, come cittadino, è il risultato più importante che potessimo raggiungere. Vi ringrazio per la collaborazione, per l'aiuto e dico abbiamo tanta strada da fare insieme e abbiamo soprattutto la voglia di dimostrare che il Cilento, la Campania e il Sud possono determinare anche il cambiamento dell'intero paese. Bene, allora la sfida è lanciata, dobbiamo lavorare a questo obiettivo di essere tra i primi 5 comuni italiani per la guida, della guida blu. Insomma, è un progetto ambizioso, però io ho già alcuni suggerimenti da darvi. Grazie e in bocca al lupo. Grazie. Cilento TV.